Davide, mi sembra che tu sappia benissimo di che marchio si tratta, anche perché c'è scritto sulla mia maglietta, quindi oggi non ti chiedo di mettere la bandana. Sì, dai, ho già visto la scritta sul pacco, poi ho intuito dal tuo giacchino. So cosa ci può essere dentro, vediamo. Secondo me non indovinerai mai, però proviamoci. La cosa importante mi devi dire di che scarpa si tratta, quanto pesa e poi mi racconti un po' le caratteristiche. Secondo te ha il carbonio? No, secondo me non ha il carbonio, dai. Vabbè, dai, prova ad aprirla. Sei Lancia, lancia. pronto? Vai. Vai, procedi con l'apertura. Dovrebbe essere abbastanza semplice. New Balance. Non guardare, loro hanno messo le scritte, quindi non scrivono esattamente di che scarpa si tratta. Chiudi gli occhi e adesso tocca un attimo la scarpa. Puoi aprirla. Prima domanda, hai il carbonio o non hai il carbonio? Sai che tolgo. Sì, secondo me ce l'ha perché non si piega per niente. E quindi hai già capito di che scarpa si tratta? Così potrebbe essere quella nuova, ma non sono sicurissimo. Sì, si sente una piastra qua. O Come si chiama? sarà la Fuel Cell nuova, l'Elite V4. Sì, puoi aprire gli occhi, bravissimo. Grazie. Comunque me l'avevi già detto prima, quindi alla fine è un segreto di Pulcinella. Bella. Ma quanto pesa secondo te? È bella leggera, comunque. Secondo me, bah, 180. 180, secondo me pesa qualcosa in più, però adesso facciamo una cosa, velocemente facciamo un piccolo coffee e poi dopo raccontiamo le due o tre cose di questa scarpa e soprattutto la confrontiamo con il modello precedente, va bene? Va bene, dai, proviamo subito. Allora Davide, abbiamo fatto un po' di mente locale, in primo luogo ti chiedo, a livello di peso come le hai viste? A livello di peso la sentivo più leggera questa rispetto al modello precedente. Beh, secondo me, Davide, abbiamo visto che è diminuita di 7 grammi, 222 contro 229, però più o meno sono uguali. Sì, no, comunque sono uguali, nel senso che una scarpa bella leggera, non penso che quei 7 grammi influiscono più di tanto sulla prestazione. A livello di calzata, come le hai viste? A livello di calzata mi è piaciuta di più questa qua nuova perché è ritornato la linguetta normale classica, mentre la V3 aveva questa allacciatura a calzino che non mi piacciono tantissimo, quindi preferisco sicuramente questa qua nuova della V4 con la linguetta classica, lacci molto fini che ti permettono di stringere bene, di fare bene il nodo senza che si slacci. E no, l'unica cosa forse leggermente plasticosa la zona qua che magari può dar fastidio perché è un filino duretta rispetto a questa che era a calzino, però il fatto che questa a calzino non mi è piaciuta comunque, quindi decisamente meglio il modello nuovo. Secondo me il bloccaggio del piede con questa scarpa nuova è eccezionale. Chiaramente non è una recensione, ma soltanto le nostre prime impressioni. Il coniglio è lì sotto comunque. Ah sì, ho visto lì Ma che quando gira c'è in New giro. Balance il coniglio c'è sempre. Comunque, invece a livello di tallone, come l'hai vista, che sensazione ti ha A dato? livello di tallone è abbastanza simile al modello precedente, forse leggermente più spaziosa la zona in fondo del tallone, un salottino leggermente più largo, forse fine e meno imbottito la zona del tendine qua, più omogenea, mentre questa era leggermente più spessina sotto e la punta qua, però abbastanza simili. Comunque mi sembra un ingresso del piede più spazioso rispetto a quell'altra che appunto era calzino con tutta la linguetta elastica, mentre questa puoi aprire, c'hai un bello spazio in mezzo. Invece, come hai visto, lato maya del nuovo modello che si chiama Phantom Fit mi sembra eccellente. Sì, sia come design che come traspirabilità mi sembra davvero bella, tutta comunque super forellata davanti, si vede comunque le dita dentro, molto spaziosa e comunque
abbastanza confortevole, nel senso sembra più plasticone duro, però secondo me non dà poi così tanto fastidio, mentre questa era più tessuto, magari faceva sudare un po' di più i piedi, visto che sei in gara e spingi, sudano un po' di più, mentre con il modello nuovo V4 sembra un po' meglio, comunque migliorata. Io credo che questa con la pioggia, l'ho provata alla maratona di Londra, diciamo abbastanza bocciata perché resta l'acqua all'interno quando piove, invece chiaramente non si corrono spesso le maratone con la pioggia a meno che andiate a Londra, invece con questo nuovo modello è sicuramente migliore. Sembra quasi impermeabile, perlomeno per qualche goccettina, però allo stesso tempo quella plastica traspirante, ma che magari protegge un po' di più. Non so, sicuramente da provare, vediamo. L'elephant in the room, il coniglio qua sotto, ci dice cosa ne pensi di questa nuova mescola in Pebax. L'altra poi ovviamente era comunque molto molto reattiva, non l'hai utilizzata correndo velocemente, ma facendo due saltelli in giardino, però come l'hai vista? Comunque sempre rigida rimane la scarpa, quello sì, ovvio. Però la mescola al tatto mi sembra molto più morbida, soprattutto nella zona dell'avampiede qua davanti e con anche la zona proprio di mesopiede molto morbida, con tanta mescola in evidenza che molto probabilmente si consumerà tanto la zona qua, però oramai tutte le scarpe sono così. E anche la zona del tallone, col fatto che ci sia tutta la zona in mezzo libera nei due appoggi esterni, secondo me la rende più stabile rispetto a questa, non più di tanto, però secondo me è comunque molto più morbida rispetto all'altra. Poi secondo me si potrebbe consumare un po' prima perché sembra tipo più gommettina ricca d'aria, non so bene. Secondo me magari si consuma prima soprattutto all'abrasione con l'asfalto, boh, sicuramente da vedere poi col corso dei chilometri. Mentre questa al tatto sembra leggermente più durina e più rinforzata. In effetti non presenta grandi segni di usura, nonostante i chilometri che ci hai fatto. Boh, vedremo. A livello di drop, entrambe hanno un drop 4 e quindi vuol dire che, come diciamo noi, c'è ciccia nell'avampiede. Sì, no, quello sì, drop 4 tutte e due, sì, in effetti la sensazione appena le metti che comunque davanti sei bello protetto, tutta la zona dei metatarsi è super ammortizzata e super confortevole, quindi bene, anche da quel punto di vista lì, secondo me in questo modello nuovo c'è leggermente più materiale in tutta la zona dell'avampiede, mentre nel modello precedente c'era già l'incavo che proseguiva fino ad avanti, mentre qua l'incavo lo troviamo solo nella zona dietro del tallone, del mesopiede, mentre davanti è ritornata un po' di suola. Invece mi chiedevo appunto, a livello di battistrada, credo che il design sia migliorato, l'aspetto io ho utilizzato molto più spesso, perché questa invece l'ho utilizzata solo correndo velocemente, le trainer, sull'avampiede si consumava abbastanza nel modello trainer, queste sembra invece che possano essere più durevoli. Sì, assolutamente sembrano più durevoli perché c'è una mescola leggermente più duretta davanti, proprio dove appoggi, sia nel tallone che nell'avampiede. Ovvio, queste secondo me sono scarpe comunque da avampiedisti, infatti poi tutta la zona dietro c'è un po' di mescola in evidenza che se appoggi di tallone poi si consumerà tutto, mentre nel modello precedente sì, qua c'è l'incavo davanti e poi la suola rigida più duretta era solo nei punti più esterni, mentre in mezzo c'era una mescola proprio libera, mentre qua c'è proprio tutta la suola anche verde di un altro colore qua in mezzo, quindi davanti magari se corri di avampiede bene con una bella tecnica di corsa si consuma molto meno. Invece l'ultima cosa che ti chiedo è cosa ne pensi della piastra in fibra di carbonio che sembra cambiata, almeno toccandola. Poi martedì, cioè oggi, andrò all'evento di New Balance dove ci racconteranno tutti i dettagli e poi nei prossimi giorni faremo anche la recensione completa. Ma sì, la piastra come l'altro modello era comunque ben in vista, però mi sembra comunque
forse più plasticoso il modello nuovo, mentre il modello precedente si vede un po' di più le fibre del carbonio, però comunque mi sembra una scarpa rigida comunque identica al modello precedente, è una scarpa comunque da usare per andare forte, no? Non ce n'è di scuse. A me sembra leggermente più rigida, poi è chiaro che questa l'ho utilizzata e poi non direi plasticosa ma direi carboniosa. Sì, carboniosa assolutamente, dai. Sì, poi avendola già usata ovviamente leggermente magari più elastica adesso, però vediamo poi dopo qualche chilometro con questa se si sblocca un attimo, rimane sempre bella rigida. Va bene, grazie mille Davide, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima e poi ovviamente ti farò provare queste scarpe e fammi sapere cosa ne pensi. Ah sì, dai, vediamo, sono curioso, perché come estetica e come morbidezza mi sembra davvero tanta roba, vediamo come si comporta su gare veloci, su allenamenti belli tirati, dai. Ciao!